Caterina Calabrese, dirigente scolastico del liceo scientifico Giuseppe Berto, sforzi in mani per mettere in sicurezza le scuole. Adesso la pandemia è ritornata con virulenza, si è ritornati con la didattica a distanza. Lei come sta vivendo questo periodo così particolare? Lei insieme ai docenti, ai suoi collaboratori, immagino sono giorni particolari. Guardi, io lo sto vivendo insieme ai miei collaboratori con grande apprensione, perché non ci aspettavamo questa seconda chiusura, non della scuola, perché la scuola rimane aperta, della didattica, l'impostazione della didattica a distanza. Ci ha trovati preparati, a dire la verità, perché abbiamo lavorato tantissimo nella prima fase dell'anno scolastico, seppur impreparati, però ci siamo adattati subito nella didattica a distanza. Questa seconda fase non ci ha colti impreparati, però con un po' di amarezza, perché durante l'estate avevamo fatto insieme ai collaboratori uno sforzo davvero immane, non solo fisico, anche dal punto di vista dei costi, per adattare la scuola, per metterla in sicurezza con i banchi singoli, con la metratura, con le indicazioni nell'istituto, con i dispositivi anche igienici di sicurezza. E vedere i nostri ragazzi a casa davvero per me è, come dire, una grande mortificazione. È vero che la didattica a distanza impone una impostazione diversa, diciamo, dell'approccio sia dei docenti che degli studenti, in senso di sostegno intanto ai docenti, sostegno anche agli studenti, per far capire loro le indicazioni che danno i docenti in questa didattica a distanza. Certo, non è la stessa cosa della didattica in presenza, perché da che mondo in mondo la scuola è relazione, la scuola è la presenza di un docente che insegna e di uno studente che apprende, e ha usato nel corso dei tempi gli strumenti a sua disposizione, la tavoletta nel passato, il libro, la scrittura, oggi usa gli strumenti tecnologici. Quindi se la scuola va incontro a questo tipo di impostazione, deve saper cavalcare questo momento importante misurandosi come si deve con la nuova tecnologia. Certo, non è la stessa cosa assolutamente. Io preferirei che, almeno come il Presidente del Consiglio, il Presidente Conte, ha fatto una deroga per gli studenti del primo anno dell'università, e così poteva fare una deroga per gli studenti del primo anno del superiore, perché mi creda, non si conoscono i nostri ragazzi. Non si sono mai visti qui allo scientifico. Ecco, perché non si sono visti? Perché non abbiamo potuto accogliere tutti i ragazzi in presenza delle prime, perché non abbiamo la capienza adatta per, diciamo, le classi numerose. Abbiamo classi di 30, di 28 ragazzi, e le aule sono piccole. Pertanto è stato necessario per noi la didattica, come dire, mista, metà in presenza e l'altra metà a casa. Pertanto i ragazzi non si conoscono fra di loro, ma c'è un problema serio anche di affettività nei confronti di questa nuova scuola, ma anche di passaggio epocale. Sono nell'età evolutiva questi ragazzi, quindi per noi questo passaggio dalla scuola media al superiore è importante anche in termini di linguaggio, in termini di pensiero critico, di saperi, diciamo, diversi rispetto a quelli della scuola media. E mi vorrei anche soffermare sui saperi, perché stiamo anche notando che la didattica a distanza sì è importante, ci consente di superare questo momento difficile, però secondo me pone il problema della degenerazione dei saperi, perché quando un ragazzo, ad esempio, faccio un esempio in generale, non sa dove, ecco, si trovi, non so, il canale di Panama, lo stretto di Messina, questo è gravissimo e ci dobbiamo porre degli interrogativi seri. Dirigente, lei ha fatto riferimento prima al discorso mascherine, ai banchi. Immagino che anche qui, come in altre scuole della città, siano arrivati gli igienizzanti, le mascherine, i nuovi banchi, le attrezzature digitali per la didattica a distanza, tablet, PC, immagino anche schede. Torno al discorso iniziale, una serie di risorse che adesso momentaneamente non sappiamo fino a quando sono ferme lì. Sì, è arrivato tutto in questa scuola, sia banchi, mascherine, dispositivi igienici. Abbiamo dato i PC ai ragazzi, quasi tutti li abbiamo dati in questo momento particolare di didattica integrata a distanza.
ci rimangono nei depositi, non sappiamo fino a quando, pacchi di mascherine, anche dispositivi per quanto riguarda l'igiene, qualche scheda, e non sappiamo fino a quando. Sono nei nostri depositi, adesso vi faccio vedere dove li abbiamo, ecco, questi pacchi. Ci sono criticità che avete avuto modo di osservare in maniera tangibile rispetto a qualche alunno, qualche docente che magari è residente in qualche zona geografica dove magari la linea non è perfetta, che sta avendo difficoltà con la didattica a distanza? Sì, c'è qualche difficoltà, la stiamo notando anche qui da scuola. Premetto anche che molti docenti hanno fatto la richiesta di fare la didattica utilizzando la strumentazione scolastica. Infatti sono 30-35 docenti che ogni mattina vengono a scuola per, ecco, fare le lezioni dalla nostra strumentazione informatica. Sì, abbiamo riscontrato qualche criticità negli studenti, soprattutto delle aree geografiche interne dove non c'è tanta connessione. Abbiamo cercato di superare anche qui da scuola, perché abbiamo la strumentazione adatta, di superare questo momento, e quindi abbiamo dei tecnici bravissimi che ci aiutano in questo, ecco, nelle criticità, in questi momenti, diciamo, di particolare incertezza. Dirigente, dopo aver vissuto marzo-aprile, quei mesi relativi alla cosiddetta prima ondata, adesso questo ritorno della pandemia, che messaggio sente di inoltrare ai suoi docenti, ai suoi studenti? Guardi, io intanto tutte le mattine sono qui a scuola e mi sento un po' priva della scuola, perché non ci sono gli studenti, a guardare solo le mura, questa grande e immensa struttura senza il perno che sono gli studenti, che sono i docenti, che mi sento di dire di avere fiducia, di lavorare serenamente. Io sono vicino a loro e li ringrazio anche per il lavoro che stanno facendo da casa e anche qui da scuola, per lo sforzo immane che stanno facendo sia i docenti, gli studenti stessi, i poverini che si alzano la mattina in un ambiente che non è loro, un ambiente diverso, ecco, sono vicino a loro, e che tutti quanti dobbiamo avere fiducia, perché forse è vicina la sconfitta di questa pandemia, del virus, ci dice almeno la scienza internazionale. Speriamo di ritornare col Festival della Scienza, sì, appunto. Speriamo ancora di ritornare con il Festival della Scienza e con tante bellissime attività che veramente questo liceo ha messo in atto e veramente che l'ha reso prestigioso all'interno della provincia e della regione Calabria, con il Festival della Scienza e non solo. Ecco, insieme di nuovo al dirigente calabrese, praticamente in un deposito dove ci sono banchi e migliaia di mascherine. Ecco, questo è il nostro deposito, qui ci sono oltre 10.000 mascherine, banchi ammassati, gel, in attesa di utilizzarli quando i ragazzi rientreranno, speriamo presto, speriamo davvero subito. Ecco. Risorse che comunque in qualche modo non saranno disperse, diciamo. No, assolutamente no, sono risorse importanti queste per la sicurezza dei ragazzi e della scuola, di tutta la struttura scolastica, assolutamente non vanno disperse, no. Quanti banchi più o meno sono arrivati anche? Abbiamo visto i famosi banchi girevoli. E almeno 450 banchi sono arrivati. Singoli. No, il resto l'avevamo noi, l'abbiamo riutilizzato. Altri banchi che ci sono avanzati li abbiamo messi nei depositi, anche in prospettiva del rientro di tutti i ragazzi. Insomma, dirigente, è dovuta arrivare la pandemia in qualche modo per mutare un po' i banchi, sì, non solo i banchi, anche fatiscenti di questi ultimi decenni. Non solo, diciamo, la strumentazione qui scolastica, ma secondo me il concetto stesso di scuola ha cambiato la pandemia. Quindi la pandemia ha messo la scuola di fronte a un bivio: o stare ferma nel passato o misurarsi davvero con la nuova strumentazione per aprirsi al futuro, misurandosi con la nuova strumentazione disposizione, con la strumentazione informatica, diventando davvero un perno forte del sistema Italia.